La globalizzazione è il processo per il quale i mercati di paesi diversi diventano sempre più integrati grazie allo scambio di beni, servizi, tecnologia e capitali. Gli scambi tra persone e paesi anche molto lontani tra loro sono oggi semplici e veloci grazie allo sviluppo di nuove vie di comunicazione, virtuali e reali. Andiamo al cinema per vedere un film americano uscito contemporaneamente in tutte le sale del mondo. Invitiamo i nostri amici mandando un SMS da un cellulare coreano. Prendiamo uno scooter giapponese per andare all'appuntamento. La globalizzazione dipende sia da fattori economici sia da aspetti sociali, come il rapporto con le altre culture e la diffusione dell'informazione. La globalizzazione ha modificato il nostro modo di lavorare. Oggi più persone e paesi cooperano per produrre e distribuire lo stesso bene o servizio. Pensiamo alla matita. Tutti la conosciamo, ma chi di noi saprebbe da solo costruirne una? Iniziamo da capo. Serve il legno di cedro rosso del Tennessee. E per ottenerlo occorrono seghe, camion, corde, treni, binari. Serve poi lavorare il legno. E per farlo ci vogliono industrie, forni e altre materie prime, come la cera. Bisogna aggiungere la grafite, lavorata con l'argilla per rifinire la mina. E mancano ancora il gommino e la ghiera di ottone, che sono ricavati dalla lavorazione della gomma, dello zinco e del rame. Una volta finita, la matita deve essere poi trasportata fino ai negozi. Ma quali sono gli effetti della globalizzazione? La globalizzazione non elimina le disuguaglianze nella distribuzione della ricchezza. Tuttavia, favorisce gli investimenti verso le aree meno sviluppate del mondo e consente che le produzioni dei paesi più poveri trovino mercato in quelli più ricchi. La globalizzazione è un fenomeno complesso, ma non recente. Durante la rivoluzione industriale, lo sviluppo dei trasporti e delle comunicazioni favorì l'avvio dell'integrazione tra i paesi. Questa mattina ti sei alzato e hai indossato una t-shirt disegnata in Francia ma prodotta in Cina. Ti sei messo delle scarpe da ginnastica americane prodotte in Bangladesh e stai guardando il video su un computer coreano diffuso tramite un sito americano. Questo video è stato pensato e realizzato in Italia. Thank you.